Allora, facciamo partita da 4 minutini, dai. Facciamo 4 minuti, esibizione. Allora, in teoria non mi dovrebbero manco vedere. No, so io che sono una pippa, raga, non è che ci stanno tante cose. Ah, non è che so io che sono una pippa, sono giocatori che non li puoi più allora. Cazzo. L'America era molto più forte di me allora. Dagli con sto tiro! Sì, il bambino che purtroppo si deve dare un po' di... no? Un po' di presa bene perché prima ha preso gli schiaffi. E mo' per divertirsi. Attenzione. Butta giù. Oh, te sto dite butta giù, no, butti giù. E qua non mi ripiso, sono il numero 10, so, capitano, batto pure i rigori. Dai, vado a battere pure il calcio d'angolo. Dall'altra parte. Qua. De giustezza. Rovesciata, minimo. Ah, devo scoprire come tira de testa. Oh, sci tua. Butta giù. No, questi sono inutili, i tasti. Ok, il gol della speranza, infatti. Poi quando torna in Qatar gli danno un paio di pozzi di petrolio. Brasile che perde contro il Qatar, si può vedere. Vabbè, arbitro, se magari fischiamo un fallo, come la vedi, no? No, sono senza parole perché sto prendendo veramente le mazzate e nemmeno so io perché. Soprattutto non so nemmeno come le sto prendendo queste mazzate. Oh, attenzione. Oh, che è sto palleggio spiccio? Grande! Siamo proprio brasiliani, siamo. Dai. Oh, attenzione! Spinto! Ma, mi sembrava ci fosse stata una deviazione. Vabbè, ma sono sognato. Non riesco a capacitarmi. Dico tanta bravura da parte della squadra del Medio Oriente. Noi siamo il Brasile, campioni del mondo contrastati da generazioni e generazioni. Questi che sanno solo scavare in mezzo al deserto. Vabbè. 3-0 sto perdendo, 2-0. Cacci nostra. Portiere tua, eh. È la tua, no, è tua, è la tua. Pure il portiere che cazzo c'ho in porta, Mister Pippa. Fa solo le prese dal calcio d'angolo. Attenzione.
cioè qua è un delirio. Beh, esulto con te. Tutti lì vanno poi esultanze, sai che c'è là. Ma mi sono cambiati i tasti, perché capisco. Cioè. Cioè, i brasiliani, che so cecchini, non riescono a inquadrare lo specchio della porta. Ma ti mortacci tu, è da quando rifiati. Niente. Mamma mia, raga, 3-0 dal Qatar. Non si spiega, non si spiega sta cosa. Ho un'altra mentalità sicuramente a quella di 20 anni fa, che non riesco a giocare. Vabbè, ho capito, ma cazzo, ma il portiere, porco due, non riesce a pianne manco mezza. Oh, dai, sei il numero 10, sei il più coatto. Niente, la sua, boh, l'ha bloccata. Situata, arriva in destro, in bocca. Oh, vabbè, ho capito, ho capito, ma chi ciò porta? Guardalo, il portiere dove stava? Strano che l'ha bloccata. Un attimo, attenzione. Dai, abbiamo fatta, oh. Dritto per dritto, cazzo. Eh sì. Gianco ti amo. Minchia, 3-1 dal Qatar, proprio possibilissimo. Come minimo questa qui già era stata conclusa per manifesta inferiorità da parte del Qatar, naturalmente. Oh, fermi tutti. Il portiere era uscito, era rientrato, era uscito. Niente. Parti inverse. Io ho il Qatar, sto già contro il Brasile. Salem Sadik ha segnato. Oh, se magari vai giù. Ma vaffanculo. Dai che la posso ammappacciare almeno. Speriamo. Gianco ti amo ancora. Attenzione! Attenzione, fermi tutti, che cosa è successo? Se c'è il replay voglio vederlo. No, ho sbagliato. Sì, ok, possiamo pure farla finita perché non ci ho capito un cazzo. Vabbè, è successa una cosa strana. Non lo so. Vai Gianco ti hanno. Vai Gianco ti hanno. Nostra, eh. Tacci tua. Arbitro corrotto. Oh, attenzione. Attenzione, palleggio. Tiro. Vaffa, disturbo. Disturbo. Oh! Che s'è magnato? Allora c'era sta cosa, ma ricordavo che poi disturba il portiere. Dalla lunga, grande, grande. Sto a recuperare sta partita come c'è, lascia aperto. Rico Salamar. Sembra Rico Salamanca.
tra l'altro sto esultando e c'ho il Brasile contro il Qatar. A parte inversa adesso stava a meno 1000, minimo. Guarda, classico, il più classico. Cioè, il portiere che si tuffa così, non è che rimane così la blocca, no, si tuffa così per dritto. Cioè arriva un tiro da qua, io mi tuffo così. Anzi, nemmeno così. Ah. C'è sta, c'è sta. Tutto col motion capture, immagino, è stato fatto. Faccio, to cazzo vai, Pettetti, dai che t'ho fatto, facci tua, sì, e vuoi uscire dall'aria, miseria, dai, dai, sto pure a barà, cazzo, ma va bene così, anche con i cheat se va avanti. Dai, gli dico Salamanca. 5-5, partita assolutamente realistica. No, vabbè, allora qua è random qualsiasi cosa. Qua è random qualsiasi cosa. FIFA. Cazzo, ci avrei uno script in croce. La ola. Sì, sì, palla lunga. Attenzione! Io devo far così. Porco due, io devo far così. Niente, ce l'ho uscito. Attenzione che mo lo sto a prendere. Attenzione. Eccolo. Attenzione, il portiere ha risposto. Ha risposto bene, eh? Contro ogni aspettativa. Ecco. Eccolo qua. Non lo sapevo. Quanto siamo? 7-6. Fahad Namur. Namor. 7-6. Attenzione, la partita è tutt'altro che chiusa. La partita è tutt'altro che chiusa. Ma il numero 9 mi gioca in difesa. E dai che ho vinto. E dai. E dai che abbiamo vinto, cazzo. Questo era FIFA. Devo dire la verità, rispetto a International Superstar Soccer, cioè questo qui come tiri può capire qualsiasi cosa, cioè completamente random qualsiasi cosa, come se butta il portiere, i tiri, gente, pallone a mezza altezza, vedi la gente che scese fionda di testa, tipo tuffo mezzo carpiato, vabbè, comunque sia, sta a voi decidere. Se ve va magari scrivete sotto se vi piace di più FIFA o International Superstar Soccer. Alla prossima, bella